c'è una discussione con tra un arbitro e Bartocci. Certo, Vertemati avrà parecchio da dire a termine di questa gara con i suoi giocatori, anche per certi errori di misura. Palla, fallo, fallo, fallo fischiato a Bordi, anzi a Crescenzi, Crescenzi. Si riprende con una rimessa in zona d'attacco, però la cosa che sono notato è che Frazier riposo zero. Sì, sì, Frazier è sempre stato in campo in questa gara, 33 minuti e 15 secondi sinora. Allora, si riprende dopo il fallo di Crescenzi, che era un fallo di puro agonismo, insomma, il tipico giocatore che giustamente ha l'occasione di giocare in Serie A2 e non vuole perdere nessun pallone, insomma. Ecco qui infatti Bordi, altro giovane del Core Napoli Basket, che si mette tra le linee di passaggio e deve il passaggio che era destinato a Isley. Ora c'è rimessa per Treviglio, se ne è occupato Maso Marino. E che trova facilmente Pecchia, che segna altri due punti. Treviglio è 35 su 42 da 2, cioè percentuali altissime che fanno il paio con uno 0 su 14 da 3, davvero quantomeno singolare, soprattutto per una squadra che è sopra quasi di 20 punti. Turner si alza da 3 e trova la tripla, è a 10 punti Turner, quindi va 1 su 4 da 3, 3 su 8 da 2. 10 punti in doppia cifra anche Elston Turner, quindi per Napoli abbiamo il quarto giocatore in doppia cifra oltre a Thomas, Mastroianni e Mascolo. Ora c'è Frazier fuori per Marino, prova la prima tripla ed entra la prima tripla per Treviglio in questa gara, 1 su 15 da Treviglio dalla lunga distanza, 84-68. Dopo 34 minuti abbondanti Treviglio segna la sua prima tripla, Turner subisce fallo da Pecchia. 8-4-6-8. Thomas alla rimessa, non riesce a ricevere Turner, deve uscire Ronconi. Thomas potrebbe andare fino in fondo, subisce fallo, guadagna due tiri liberi dopo l'opposizione di Tommaso Marino. Sta per rientrare Mascolo, applausi per Bordi che ha messo al referto i suoi primi tre punti stagionali, crediamo. Sì, sì, assolutamente, i primi tre punti stagionali, quindi esce sia a sedere in panchina con tre punti al referto, mentre Thomas segna il primo tiro libero, quindi il punteggio è sull'84-70 in favore di Treviglio. Sbaglia il secondo, comunque il punteggio è 84-69 per favore di Treviglio. Dall'altra parte c'è già Frazier, marcato a vista da Thomas. Per Tommaso Marino in questo momento ancora Frazier. Thomas si infrange sul blocco di Isley. Ronconi a marcare Frazier non ce la fa. Frazier con lo step back fa segnare due punti facili. Il punteggio è 86-69 per Treviglio. Mascolo dall'altra parte. Esce Turner, vuole ricevere palla, la riceve, Pecchia invita Turner ad andare a sinistra, Turner non ci sta, prende una tripla e sbaglia, il rimbalzo favorisce Bruno Mascolo, sbaglia un appoggio, è ancora lì la palla, Ronconi prende palla, la dà a Mascolo che esce fuori per Thomas che si alza la tripla, segna, punteggio è 86-72. C'è un fischio per degli arbitri perché un giocatore di Treviglio in questo momento è a terra. Si tratta del numero 11, Tommaso Marino, sì, l'autore tra l'altro è l'unica tripla di Treviglio, 5 punti a referto finora per Tommaso Marino, che esce ed entra il numero 22, Marco Planezio. Applausi del pubblico di Napoli per Tommaso Marino.
Quindi, comunque fino all'ultimo Napoli continua a lottare a rimbalzo, lo dimostrano questi due rimbalzi importanti offensivi, prima di Mascolo e poi di Ronconi, poi magari la palla non entra perché tante volte tiri che dovevano entrare non sono entrati, però se non altro la voglia ce la sta mettendo Napoli, e infatti lo dimostra anche questo tentativo di intercettare il passaggio da parte di Ronconi, palla che va fuori per Planezio che segna la tripla. Ovviamente una volta che entra la prima il tappo è stato tolto, adesso le triple entreranno, 2 su 16 per Treviglio da 3. Anche se ci sarà uno screening, ripeto, a tema della gara da parte del coach di Treviglio per questo modo di sparare a salve. Siamo 89 a 72, 4 minuti alla fine. Esce Eston Turner. È entrato Puoti. Allora per Mascolo, largo ai giovani. Mascolo palleggia, resta tira da tre punti, è lungo. Planezio per Pecchia. Sotto per Mezzanotte. Mentre Frazier continua imperterrito a giocare. Viene fermato con un fallo da Gallo. Due liberi. Segna il primo Frazier. Certo, questa la partita non ha molto da dire, ma non lo aveva anche al rientro dagli spogliatoi. Si sperava in un miracolo come quello agrigentino. Frazier finalmente va a prendere fiato in panchina, su più 19 per Treviglio. Abbiamo Mascolo. Mascolo fino in fondo, bella azione di Mascolo. 91 a 74. Palumbo per Isley, Mascolo su di lui. Triplicata la marcatura, buona circolazione di palla, sbagliata la tripla da parte di Dincic. Vediamo Mascolo per Gallo, blocco di Crescenzi, ancora Gallo, Gallo finta, riapre per Mascolo, buona circolazione, Ronconi prova la tripla, è sbagliata, va sulla struttura, quindi palla persa per Napoli. Esce Isley e rientra Dincic. Spazio ai giovani, anche Malfettone. Infrazione di passi fischiata a Palumbo. Mascolo che lavora in palleggio, palla per Gallo che sbaglia il semigancio. Palumbo in angolo da tre punti, sbagliato il tiro. Mezzanotte riapre per la tripla di Planezio, 9-4, 7-4.
scorrono i titoli di coda, caro Mario. Eh sì, oramai il punteggio è, come si dice, in ghiaccio. Certamente la vittoria non è, è assicurata a Treviglio. Tra l'altro curioso da notare come gli assoluti protagonisti dei primissimi minuti, cioè Jacopo Borra e Nikolaj Vangelov, siano un po' scomparsi. Diciamo che Vangelov si è purtroppo farà infortunato a metà terzo quarto, ma comunque non aveva dato continuità ai primissimi minuti. Comunque adesso 2 punti per Mezzanotte. Tra l'altro da apprezzare come Napoli in questi ultimi minuti abbia dato larghissimo spazio a Gione, abbiamo 2 minuti per Gallo, 3 per Puoti, ora Malfettone è in campo che probabilmente chiuderà la gara, Bordi ha giocato addirittura 8 minuti, qui purtroppo Crescenzi si fa stoppare, dall'altra parte Palumbo per Mezzanotte che sbaglia ma ci pensa Pecchia a ribadire. Entra in campo di nuovo anche Bordi che ha già giocato 8 minuti, frutto anche l'assenza di Caruso e l'infortunio di Vangelo per metà terzo quarto. Esce Mascolo per gli applausi del pubblico, chiude la gara con 15 punti, 5 rimbalzi e 7 assistenze, oltre a 6 falli subiti, quindi conferma le buone prestazioni recenti. Ora. Siamo entrati nell'ultimo minuto, Puoti perde palla. Dincic per Planezio, lotta molto bene Malfettone, palla per Gallo, bel canestro di Gallo sul fallo di Dincic. ...29 secondi, un decimo, avrà anche l'aggiuntivo. Segna il tiro libero aggiuntivo, 9-8-7-7. Palumbo che lavora in palleggio, riapre per Dincic, sbaglia la tripla, si lotta, Mezzanotte, ancora il fallo di Gallo su Pecchia che avrà 2 tiri liberi, potrà toccare quota 100, fallo di Gallo, segna il primo, due su due, 100-77. Vediamo, Gallo prova la tripla. La mette Gallo, si arrotonda il punteggio, 100-80. Mario. Sì, Napoli perde insomma questa gara di 20 punti, bellissima vedere gli ultimi minuti con i giovani di Napoli che lottavano su ogni pallone.